la nostra abilità è quella di creare dei nuovi programmi mentali, nel senso delle nuove abitudini. I programmi si installano tramite una nuova abitudine e una nuova emozione. Se io riesco da una parte ad emozionare la persona che mi arriva e dall'altra parte a creargli nuove abitudini che non sono legate esclusivamente a quello che è il rapporto che abbiamo all'interno della palestra, ma anche tramite dei programmi collegati al cellulare, anche tramite le abitudini che una persona può avere a casa propria, nel proprio territorio, allora la miscela tra le abitudini, chiamiamole casalinghe, e le abitudini invece all'interno del club possa essere una miscela assolutamente vincente per creare appunto nuove abitudini e nuovi stili di vita. E non può essere assolutamente stagionale, non può essere legato a delle situazioni di 3-4 mesi all'anno, deve assolutamente far parte di un'abitudine che viaggia non solo all'interno dell'anno, ma all'interno di tutta una vita. Chiaramente devono diversificarsi per età, per sesso, perché è chiaro che una persona anziana, 60 anni, 70 anni, non può fare certe attività che fanno i ragazzi, e quindi dobbiamo cercare di trovare la modalità tecnica ma anche relazionale di ingaggiare le persone e di aiutarle a rompere uno schema negativo di sedentarietà per cercare di muoversi sempre di più. Sicuramente i centri sportivi possono essere una delle risposte, tra l'altro la risposta più importante come luogo indicato per cercare di promuovere quello che è il farmaco della salute. Un altro aspetto fondamentale è creare una cultura di condivisione tra fitness e medicina, avere la possibilità realmente di far arrivare le persone in un centro fitness tramite una prescrizione medica. L'attività fisica è stato provato su tantissime casistiche come la parte del diabete in modo particolare, ma anche di altre malattie e disfunzioni, è ritenuto il miglioramento e l'unico farmaco che non ha nessuna controindicazione e consente soltanto dei miglioramenti per lo stile di vita. Meglio ancora parlare di prevenzione della salute, perché muoversi aiuta a prevenire tantissime malattie. Tanti fanno riferimento al movimento solo quando sono in corsi, in malattie patologiche che possono essere cardiovascolari, metaboliche e quant'altro. E meglio ancora sarebbe quindi una educazione al movimento fisico, proprio per andare incontro a una vita più in equilibrio. Il nostro corpo autonomamente ha tutte le qualità per non ammalarsi e autoguarirsi. Il movimento le aiuta. Muoversi correttamente, in maniera adeguata, seguiti da persone qualificate, può assolutamente garantire una vita più lunga, più serena. Poi una condivisione nel tempo tra strutture sanitarie e strutture legate al fitness. Ecco, questo fa vincere tutti, perché realmente non è uno slogan, ma realmente star bene conviene a tutti.